Nell'anno in cui la giornata europea della cultura ebraica ha come tema la donna dell'ebraismo, la Galleria d'Arte Moderna offre al pubblico un percorso espositivo di circa 150 opere di artiste ebree italiane, che è una riflessione sull'identità di genere, sullo spazio e sul ruolo della donna. Artista del Novecento tra visione e identità ebraica è la mostra a cura di Marina Bacos, Olga Melasecchi e Federica Pirani, promossa da Roma Capitale e dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, ONLUS, dal Museo Ebraico dal 12 giugno al 5 ottobre 2014 alla GNAM di Roma. Ci sono esposte 150 opere di 15 artiste, e sono sia pittrici che scultrici che ceramiste. La divisione è cronologica e al primo piano ci sono le opere di artiste della primissima metà del Novecento e in particolare in questa sala sono esposte le opere delle sorelle Modigliani, Olga ceramista e Corinna pittrice, e poi ci sono nella sala successiva le opere delle figlie del sindaco Ernesto Nathan, di Amelia Almangiambron, di Amalia Goldman Besso, Paola Consolo e poi via via per arrivare fino nel terzo piano alle opere di Paola Levi Montalcini, che era la gemella di Rita Levi Montalcini, e che con Eva Fischer, diciamo, sono le artiste. Eva Fischer ancora vivente, le ultime cronologicamente di questo percorso tutto al femminile dell'arte del Novecento. L'esposizione vuole favorire ed ampliare la conoscenza di una realtà come quella ebraica e dare il giusto risalto a quelle esperienze femminili che sono state in grado di trasformare una condizione di minorità sociale in una ragione di affermazione di indipendenza creativa, contribuendo a valorizzare, insieme alla loro dimensione privata, anche la vita culturale del nostro paese. La risonanza della voce femminile nella prima metà del Novecento è in generale molto limitata e ciò vale ancora di più per le donne ebree, penalizzate dall'appartenenza ad una minoranza che di per sé ne condiziona l'emergere sulla scena culturale, esse si vedono accomunate alle sorti delle loro contemporanee non ebree dal pregiudizio tanto infondato quanto radicato che l'uomo deve essere il solo depositario della vera professionalità. Mediando continuamente tra la vita pubblica e quella privata, tra l'identità religiosa e quella nazionale, le donne ebree realizzarono un operato sostanzialmente legato e concorde a quello che andava consolidandosi sulla scena della cultura europea contemporanea.